Cari amici di pomeriggio, eccoci a una delle nostre chiacchierate, una delle nostre chiacchierate con i protagonisti della scena. In questo caso, in collegamento, abbiamo il fondatore, diciamo, della banda Piazzolla. Lui è Pino Piazzolla. La banda nasce nel 2011 e ha fatto tanta strada. Ciao Pino, benvenuto qui su Rete Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Rete 8. Veramente un grandissimo piacere ritornare qui. Anche Veramente. per noi, sei un amico di pomeriggio, ti abbiamo avuto ospite in altre situazioni nella stagione passata. E ti ritroviamo con grande piacere. Ma è bellissimo anche, ecco, sapere che in qualche maniera un'emittente, insomma, così importante come Rete 8 si interessa, insomma, a quello che facciamo noi, veramente una grande soddisfazione, un grande piacere. Sono qui a vostra disposizione. Grazie Pino. È proprio di quello che fate voi che oggi vogliamo parlare, perché il vostro è proprio un impegno per portare gioia, allegria e quella musica popolare che viene tanto amata, no? Nelle folle, nelle feste di paese, da tutti, perché poi si balla che è una meraviglia. Certo, no, ma è proprio un timbro, proprio, fa parte del nostro DNA questo, ecco, quello dell'allegria, quello del far stare bene le persone, di far dimenticare un pochettino, ecco, i problemi quotidiani. È molto importante questo per noi, anche se però nelle nostre canzoni, nella nostra produzione cioè vogliamo sempre comunque dire qualche cosa, al di là comunque del divertimento. Cerchiamo, ecco, sempre di esprimere un'opinione, cerchiamo di guardare, insomma, un aspetto della realtà, della nostra società, insomma, oppure per esempio, così, rendere importante, per esempio, un aspetto delle nostre tradizioni, delle tradizioni abruzzesi, per esempio, una zimarella, no? Questo folletto. Mazzamarello, sì. Noi diciamo un mazzamarello, voi. Perché quello dipende dalla zona di provenienza, lo ricordiamo, in Abruzzo, in ogni paese si parla un dialetto diverso, perché se ti sposti, Ma ecco, da Teramo a infatti, Giulianova, due mondi per dire. questo è un altro aspetto della nostra produzione. Infatti, c'è una canzone che ho scritto un po' di tempo fa, di cui c'è anche il video, che si chiama Quanto è bello il dialetto. E parla proprio di questo, che nello stesso paese, nello stesso posto, ti sposti di 5 km e cambiano delle cose. Quindi Sì, ecco, cambiano le sonorità, cambiano cambiano alcune. assolutamente. Esatto, e quindi ecco, questo è uscito così per caso, questa cosa qua è uscita per caso. Però c'è una canzone proprio su questa. Tra l'altro, lo ricordiamo, tu sei compositore, arrangiatore e però scrivi anche. Sì, scrivo i testi e scrivo le musiche. Diciamo, il paradosso è questo, che io si vede dal nome, si sente dal nome, Piazzolla non è un nome Non è un nome a abruzzese, caso, ecco. è un nome pugliese, è un nome pugliese, però sono abruzzese d'adozione e quindi, insomma, per scrivere in dialetto abruzzese, insomma, veramente ormai Scusami, sono. adesso entro nel tuo personale, perché io poi sono curiosa, faccio questo mestiere, ma sei abruzzese d'adozione perché ti sei trasferito per amore? No, non per amore, perché la mia famiglia è pugliese, però mio padre, diciamo, si trasferì nel 69-70 come medico condotto qua in Abruzzo. E da Dove allora, esattamente? Dove si è trasferito? Di dove sei dunque, originario? il primo posto è stato San Giovanni Lipioni, giù nella Valle del Trigno, diciamo. Poi siamo stati a Fresa Grandinaria e poi a Scerni.
adesso ecco. Abbasso, diciamo, facciamo. Abbasso. Quindi no. In realtà tu ti sei proprio nutrito di questa esatto. cultura popolare, no? Che è un mix, perché poi venendo dalla Puglia, comunque originario pugliese, immagino che le radici comunque ci siano, sì. No? In qualche modo. Certo. E poi però ti sei nutrito di quella cultura popolare che, di cui è ricchissimo il nostro territorio. Esatto. Mi sono innamorato del dialetto abruzzese, insomma, c'è tanto da... Che non è facile, per niente. Beh, oddio, rispetto al molfettese, che io sono... È più semplice. Nato a Molfetta, il molfettese sembra tedesco, insomma. Quindi, ah, ecco. Comunque, vabbè, insomma, ormai ecco, colgo tutte le sfumature di questa lingua, insomma, è bellissimo. Infatti l'80% della nostra produzione è in dialetto abruzzese, e questo, insomma... Ma questo perché, secondo te, il dialetto nella musica popolare ha un maggior appeal sulla platea? Cioè riesce ad arrivare meglio, arrivare più direttamente? Ma secondo sì, perché se si tratta di musica popolare, cioè, è normale che deve essere fatta in dialetto, perché... il dialetto è la lingua del popolo, almeno prima era così, adesso diciamo che è così. Adesso è più difficile incontrare chi sappia parlare il dialetto in maniera corretta. Io infatti, diciamo, ogni tanto faccio delle canzoni sempre in dialetto per bambini, cioè cantate da bambini, praticamente per dire a Natale. Adesso ho fatto un video con una canzone in dialetto abruzzese e la doveva cantare un bambino. E ho avuto difficoltà a farla cantare, perché questi bambini ormai nel dialetto non lo parlano più. Quindi è un paradosso, si è passati dal passato in cui i bambini facevano fatica a parlare l'italiano, abituati a parlare dialetto, adesso siamo all'opposto, e secondo me non va bene nemmeno così. Sì, bisogna saper parlare l'italiano perfettamente, però ecco, questo retroterra, questo background, questa della nostra lingua, ecco. Assolutamente sì, sono d'accordo. Guarda, tra l'altro riporto a te, ma anche ai nostri telespettatori, proprio una così un'esperienza personale, perché ho due figli di 8 e 12 anni, quindi insomma piccoli, e loro proprio qualche giorno fa mi chiedevano: ma qual è il dialetto più difficile? Qual è il dialetto più difficile? E io dissi: guarda, i dialetti, se non li conosci, sono tutti difficili. Dopodiché, ma noi il dialetto teramano lo sappiamo, perché loro siamo a Teramo, quindi il dialetto teramano lo sappiamo. Ecco, io ho preso il video di, non so se tu lo conosci, di Giacobbo, che era in realtà un personaggio teramano, lui ingegnere, insomma, però si divertiva a fare degli interventi televisivi in dialetto, ma in dialetto stretto, utilizzando proprio i termini dialettali, con insomma tutto il carico anche proprio di conoscenza di questa lingua, perché è una lingua proprio. Ecco, ho messo questo video e loro non hanno capito nulla. Niente. Infatti io, diciamo così, ecco, per le mie produzioni, per le mie canzoni, utilizzo un abruzzese standard, cioè, quindi diciamo, ecco, non di comprensibile, quindi non di una parte particolare dell'Abruzzo, ma ecco, ripeto, standard, in modo che sia comprensibile in tutto l'Abruzzo, perché è logico che se io facessi canzoni in dialetto vastese, il dialetto vastese è assolutamente una cosa chiaramente
assolutamente incomprensibile. Pino, ma nella tua esperienza, no? Sono diversi anni ormai, abbiamo detto dal 2011, che Banda Piazzolla proprio anima le piazze, anima gli eventi, fa ballare, fa cantare, quindi è un'istituzione ormai. Come è cambiato il pubblico? Hai visto hai visto una trasformazione? C'è qualcosa che ti colpisce in questo percorso della Banda Piazzolla in tanti anni? Ma diciamo che almeno in Abruzzo, in Molise, quello che mi ha colpito un pochettino è lo spopolamento dei nostri centri, dei nostri borghi. C'è poca gente. Poi tra l'altro ormai non è più come prima, insomma c'era la festa del patrono, quella era, cioè, ci sono feste da tutte le parti in continuazione, cioè c'è un'offerta proprio Sì, enorme. enorme, soprattutto ad agosto, luglio, cioè. Quindi quelle poche persone che popolano i nostri paesi, cioè non sanno più nemmeno dove andare, ecco. Questo è un po'. Paradossalmente, un tempo magari c'era poco da fare, adesso c'è Esatto. tantissimo da fare e poca gente che sia rimasta a fare, ecco, appunto, Infatti. soprattutto nelle aree interne, noi lo diciamo sempre, poi di pomeriggio veramente ha un focus sulle aree interne, su questo problema dello spopolamento e quindi anche della mancanza poi di servizi, eccetera, perché però c'è anche da dire che anche tanti si stanno dando da fare, cioè ci sono dei progetti che cercano di invertire la rotta. Certo, anche se Infatti, però sono sempre dei progetti che produrranno effetti a lungo termine, qualche te, certo, non chiaramente. è che si potranno vedere subito, però speriamo veramente perché cioè, è una cosa proprio importante. Assolutamente, ecco, è uno sguardo poi da chi le piazze le frequenta da ormai tanti anni e quindi Esatto, giustamente esatto. rilevi. Cioè, ci sono dei posti dove, che ne so, in una piazza del centro storico dove si fa, per dire, il concerto, dove si fa la festa, cioè di abitanti ce ne sono due o tre nei palazzi là in fondo. Cioè, cose. Poi naturalmente viene gente là in piazza e tutto quanto, però, per dire, capito, una piazza in cui proprio di persone che abitano lì siano due, tre, cioè, e quindi speriamo insomma che si possa porre rimedio insomma a questa cosa, perché dispiace, ecco. Comunque noi ci saremo sempre, insomma. Ecco, certo Pino, questo insomma è sicuramente un tema che tra l'altro oltre a parlarne noi ne parlano chiaramente a tutti i livelli, anche le più alte istituzioni, perché è un problema vero quello dello spopolamento dei piccoli centri, soprattutto delle aree interne. Senti, ma tra l'altro invece un centro che è piuttosto attivo invece, dove i cittadini ci sono e fanno un sacco di cose, è quello di Montorio Alvomano, dove tra l'altro io so che quest'estate non vogliamo svelare tutto, non vogliamo svelare di più, però quest'estate vi vedremo impegnati in una manifestazione che proprio all'inizio di luglio così vivacizzerà tutto il centro, tutto a Montorio, ma non solo, perché è un evento che sicuramente richiamerà tanta gente anche da fuori. Certo, no, abbiamo anche noi qualche piccola, cioè, abbiamo sentito insomma questa cosa qua, naturalmente non possiamo Non si può addentrarci, svelare nulla, non si può come svelare si dice adesso, spoilerare, però nulla. assolutamente sarà una cosa bellissima, eccezionale, insomma. Eccezionale. Beh, la Rete 8, insomma, si sta muovendo in forze per questo, Se si assolutamente. muove Rete 8, dai, noi siamo. Senti, Pino, allora diciamo ai nostri amici che appunto da questa settimana
si inizia proprio, cioè abbiamo il piacere, no, di continuare a seguirvi anche con i vostri video musicali, che sono anche un po' una vostra caratteristica, una vostra firma, diciamo, artistica, perché queste musiche, queste canzoni che tu scrivi, suoni, eccetera, suonate, sono anche accompagnate da dei video molto, molto sì, divertenti, insomma. Infatti, diciamo, le passioni della mia vita sono appunto la scrittura musicale e la scrittura cinematografica. Per cui certe volte addirittura nasce prima la sceneggiatura del video e poi la canzone, per il paradosso. Quindi sei riuscito a unire le tue passioni, che sì, non è da tutti. Naturalmente fare un film è impossibile, perché quello sarebbe il sogno. Però ecco, film di 3-4 minuti è possibile farli. Benissimo. E poi sono sempre canzoni, piccoli video dove si cerca di dire qualche cosa. Certo, contenuti. Allora, proprio a proposito di questo, prima di salutarti, Pino, io dico ai nostri spettatori di rimanere con noi, perché andiamo a vedere proprio. Io intanto ti saluto, perché in chiusura di questa nostra chiacchierata partirà proprio un video musicale proprio di questi di cui stavamo parlando, dove la tua passione cinematografica e la tua passione da compositore si sposano e si uniscono. Grazie Pino per essere stato con noi e, insomma, nel corso delle puntate di pomeriggio torneremo sicuramente a sentire la musica della banda Piazzolla, quindi oggi, diciamo, è solo un primo step per questa collaborazione che ci vede uniti. Grazie Pino. Grazie a te, intervistatrice proprio perfetta, simpatica, piacevolissima. Grazie a tutti i telespettatori di Rete 8, un abbraccio a tutti. Grazie mille. Grazie, e adesso la nostra regia manderà subito il video della banda Piazzolla.